Con la Vale e Yuri Maru. Yuri. Allora, perché questo è un sodalizio che è nato un anno fa e continua ad esistere con i ragazzi dell'Aquilone di Bal, che io li baciamo tutti perché sono tutti meravigliosi. Però voi fate anche un grandissimo lavoro nel territorio nostro, insomma, trasmettete, ci date informazioni sui cantanti, ma soprattutto anche sulle cose che succedono e ci partecipate. Vale, perché siete così presenti? Perché ci piace, perché è il nostro territorio, perché ci stiamo bene dentro, perché comunque la Romagna, non perché io sia campanilista, è veramente, credo, la sezione più bella d'Italia. Sei nel posto che è facilmente raggiungibile dal montagna, dal mare, dalle grosse città, perché c'è animazione, c'è festa, c'è tutto. Per cui a noi piace esserci, siamo contenti. Lei è stanca di Sanremo, ma è energica, perché qua c'è energia. Allora, è sempre, no, carica, bestia, non si scarica mai. Cioè. È credibile, perché lei non è romagnola, vero Yuri? Sì, sì, sono romagnola. Sì, sì. Però hai viaggiato il mondo prima di fermarti qua in Romagna nuovamente. Sì. L'Italia. Io devo dire, questa unione radio e festa del Carnevale senza frontiere ha un doppio significato. La radio è senz'altro senza frontiere, perché arriva a tutti. Uno basta che accenda un bottone e senti una voce che molte volte è una voce amica che tiene compagnia sicuramente. E il Carnevale è senza frontiere, quindi ha un significato importante. Come lo trovi questo nome, questa idea di... Guarda, noi abbiamo approvato l'iniziativa e quindi appoggiato l'impegno dell'Aquilone di Iqbal anche per questo. Noi siamo legati comunque all'Aquilone di Iqbal, con cui durante l'arco dell'anno ci incontriamo più volte per varie manifestazioni che curano loro. Questa su tutte, proprio senza frontiere, è identificativo per quanto riguarda la radio, proprio perché, come hai detto tu, la radio non ha confini, può arrivare ovunque tramite il web piuttosto che, ed è quindi è il giusto matrimonio, l'amore vero. Allora io devo dire una cosa adesso, i saluti in diretta televisiva dalla voce radiofonica di Vale. Sono emozionata perché io di solito faccio radio, quindi non sono abituata a vedere niente nessuno. Grazie Fabiola, grazie a tutti quanti voi, grazie alla Quilla di Iqbal. Siamo stanchi ma contenti. A presto.